In questo album avete sperimentato parecchio, pur comunque mantenendo una vostra identità artistica. Credibilità e sperimentazione sono riuscite a convivere all'interno del ballo della vita? Sì, essendo appunto una cosa istintiva, comunque era tra virgolette un bisogno quello che avevamo noi, ovvero di esprimerci al meglio, è nato tutto veramente di pancia, cioè nel senso ci siamo immersi in questa situazione dove avevamo questo studio all'interno della nostra casa, quindi ci sentivamo veramente a nostro agio, è diventata proprio la nostra casa, quindi è stato tutto molto naturale. Poi ce lo dovranno vivere gli altri, se Sì, è riuscito bene. esatto. Per noi ovviamente siamo un po' di parte. Siete fatti un'idea del vostro pubblico? Ma devo dire che è veramente bello il nostro Sì. pubblico, perché è veramente trasversale. Abbiamo papà, nonni, zie e zii, Sì, è cugini, vero. nipoti, bambini. Abbiamo Cani, grazie. un esercito, abbiamo una cosa bellissima. Abbiamo tutto, veramente tutti. È veramente bello. Forse perché il vostro linguaggio è trasversale? Ma perché secondo me nell'adulto scateniamo un po' un ricordo, no? Un ricordo della rock band, del frontman che ti viene face to face, dell'assolo di chitarra, batteria, il sudore, stare là a strillare. E riportiamo questo ricordo, mentre magari al ragazzetto più giovane, nostro coetaneo anche più piccolo, beh, è una cosa nuova in realtà per lui, no? Perché quello che è nel grande mercato di oggi c'erano poche band e soprattutto poche rock band, cioè poche band con la nostra formazione, con la nostra attitudine. Quindi magari rappresentiamo proprio un prodotto nuovo, un prodotto fresco, originale, e quindi crediamo deriva da questo il nostro successo, la nostra trasversalità. Ma noi di questo disco diciamo che è il nostro primo figlio, no? E quindi tutti i pezzi sono nostri piccoli figli. Quindi come con i figli non si sceglie il preferito, si vuole bene tutti Dai, allo stesso no. modo. A tutti i ritmi, vuole racchiudere tutta la gamma di emozioni che l'essere umano può sentire. Ma all'inizio è venuto, anche quello è venuto spontaneo, mi serviva un nome di tre sillabe. Poteva essere Simone, Teresa, però no, ho cercato anche di romanzare un nome. La voce e il volto del nostro messaggio. Appunto abbiamo deciso di racchiuderlo in una donna per dare forza a questo messaggio, perché quando le cose ti vengono dette da una persona magari le senti in maniera più personale, capito? Invece di dover per forza interpretare i pezzi abbiamo voluto dare proprio questa chiave di lettura molto delineata a scarso di equivoci proprio. E poi era per noi molto bello anche fare un concept album che non si fanno da tanto tempo e parlare di una musa. Appunto poi volevamo davvero trovare un nome a tutte quelle che sono le anime del gruppo, delle nostre anime, perché siamo quattro teste pensanti che si influenzano l'una con l'altra e creano questo grande miscuglio di idee. E abbiamo voluto racchiuderle, incanalarle tutte in un corpo. Mentre l'Eurovision sarebbe molto piacere parteciparci, quest'anno la vediamo molto difficile perché con tutto il progetto del disco sarà il tour europeo, sarà molto difficile partecipare in primis a Sanremo, però più avanti, nel periodo giusto, con il pezzo giusto, why not? Forse proprio anche per questo abbiamo fatto questa scelta per essere, diciamo, controcorrente, per essere inaspettati. Poi comunque volevamo mostrare questo lato di noi, che è un lato molto importante in realtà del nostro background. Siamo in realtà molto affezionati anche alle ballad, è una realtà che ci rappresenta e nella quale ci esprimiamo bene. Poi anche il significato del testo, dove appunto il narratore richiama a sé la tua musa, ci sembrava adatto come primo singolo, perché appunto dopo la chiamata della musa c'è tutto il resto, tutta la struttura del disco, tutto questo bellissimo viaggio, questa avventura che stiamo vivendo. E questa Marlena appunto che torna, che era già stata, come dire, insomma, presentata, e che torna ancora più protagonista, perché in questo disco ci sono più canzoni Certo. che la toccano da vicino. Certo, abbiamo proprio deciso di usarla come
appunto quello che è poi la nostra musa ispiratrice, una grande anima che racchiude tutte le nostre anime, quindi abbiamo ritenuto giusto farla essere presente in tutti i pezzi in cui potevamo farla presente, perché è parte di noi. Questa è un'artista che noi tutti apprezziamo, comunque la trap è il genere più in voga al momento, okay. E volenti o nolenti è un genere che ci influenza e che anche ascoltiamo e apprezziamo. Vegas è un artista che stimiamo molto e anche agli inizi del nostro percorso avevamo anche fatto una sua cover. Quando l'abbiamo conosciuto ci siamo subito trovati con un punto di vista comune anche sulla musica, sul percorso. È stato molto bello fare comunque una canzone di questo genere ma riportata a casa nostra, nel senso che comunque è un riff di chitarra che abbiamo scritto noi, sempre molto aggressivo, distorto, trattando sempre comunque nel testo anche delle tematiche che sono appunto le nostre tematiche. Forse che racchiude più appieno il messaggio appunto del disco, e nonostante sia proprio anche rappresenta anche il titolo del disco, il ballo della vita, è proprio come ballerino. Sì, però nonostante questo ha comunque un testo secondo noi molto profondo e che spiega bene il nostro messaggio, ovvero quello di libertà. Ma sicuramente il rapporto personale che abbiamo tra di noi è cambiato, ma è cresciuto, è mutato in qualcosa di più grande. Se prima eravamo quattro amici che suonavano insieme, adesso siamo una vera e propria famiglia, siamo legati veramente in maniera indissolubile. No, però davvero abbiamo fatto delle esperienze tali da unirci veramente in maniera molto forte. Mentre a livello professionale c'è stata una crescita artistica, siamo tutti quanti maturati. E dobbiamo ammettere che quello che è maturato di più è il buon Thomas, il buon Raggi, perché ci sentiamo di dire che da ragazzi che suonavano, adesso possiamo veramente dire di avere un signor chitarrista, e ci sentiamo di aver arrangiato i pezzi in maniera veramente matura, e sembra fosse un po' tirato, ho scritto proprio dei bei testi. La cosa molto bella che si sente anche è che la dimensione live è proprio la nostra cosa preferita, qua ci esprimiamo veramente al 100% e abbiamo anche proprio un rapporto con i fan, un collegamento, il fatto di condividere delle emozioni, il sudore, l'ambizione in quel momento, la carica, è una cosa molto forte che veramente a noi ci dà tanto e speriamo anche noi di dare tanto appunto alle persone che vengono, sì. E poi un'altra cosa anche molto bella su me che è ritornata appunto è proprio il fatto di una band che suona dal vivo con gli strumenti, è una cosa che in questi anni magari in Italia non era una cosa molto frequente che ci fossero nuove band emergenti in questa modalità, ora è tutto molto più elettronico, quindi questa secondo me è anche una cosa che nella dimensione live fa tanto, è molto bello. Il film, abbiamo scelto di fare questo film proprio per mostrare un altro lato di noi, al contrario di quanto magari si possa pensare non è un'autobiografia per mostrare il percorso che abbiamo fatto fino ad ora, la nostra carriera, perché comunque è breve, abbiamo iniziato un anno fa come professionisti, che sarebbe anche ridicolo, tra virgolette, fare una cosa del genere, è invece proprio un modo per metterci a nudo e mostrare il processo creativo che c'è stato dietro all'album, perché è una cosa molto insolita, di solito magari le band fanno vari album e poi dopo riescono a farsi sentire da un grande pubblico, mentre la nostra fortuna è stata appunto quella di riuscire ad avere tante persone che ci seguivano, che ci apprezzavano senza che neanche avessimo fatto ancora un album, quindi mostrare il processo creativo appunto di quattro ragazzi di neanche 20 anni che vanno per le mani è una cosa così importante, come abbiamo vissuto questa responsabilità e come è nato, è stata proprio una cosa genuina e spontanea, abbiamo girato tutto noi con le telecamere in questa casa e siamo molto soddisfatti del risultato perché è proprio vero. Poi anche per presentarci noi come persone, non come artisti. Ma noi in realtà siamo rimasti veramente gli stessi quattro ragazzi, quattro adolescenti, cerchiamo di vivere le nostre vite nella maniera più normale possibile, chiaramente siamo da una volontà di una parte all'altra, abbiamo un milione di impegni, ma questo è solo motivo di orgoglio e di gioia per noi, però nel nostro tempo libero continuiamo a frequentare gli stessi posti, le stesse persone, alla sera si torna a casa da mamma e papà a mangiare e a dormire, quindi ancora ce ne vuole un po'. Che ci fanno anche molto spesso durante le interviste è che consigli dati magari agli altri concorrenti di talento, anche chi vuole intraprendere questo lavoro, questo mestiere. Quello che ci sentiamo noi di consigliare è appunto di essere sempre
te stesso, andare sempre avanti, non si tratta tanto di strategie o manovre, ma più che altro è proprio una roba che viene data da te stesso in prima persona. Infatti noi ci siamo concentrati su questo progetto da tantissimo tempo, da quando suonavamo prima già in saletta, che veramente andavamo in concerti con 5 persone davanti, ma comunque eravamo felicissimi di suonare in quei posti, quindi in realtà si tratta di esprimere ciò che vuoi fare. Lo stiamo seguendo, quando riusciamo cerchiamo di vedere spezzoni di qua e di là, e cerchiamo pure di rubare qualche informazione dall'interno, però non riusciamo a seguire perfettamente tutto quanto. Poi ovviamente tornare sarà un'emozione, cioè, proprio il coronamento. A fine di questo anno lo coroniamo in questo modo, l'anno scorso abbiamo aperto la prima puntata e quest'anno quest'anno sono tanti, quest'anno sono 4, anche se non ce ne manca uno, sono tanti, sono molti, per esempio i grandi gruppi degli anni 60-70, ma anche molti singoli come Bowie o tanti altri, però tanti, mentre la nostra canzone preferita. Oddio, una non si mai scelta. Dai, una che ci piace particolarmente. Ok, io le parole lontane. Ah, ma delle nostre? Sì, no. Ma cosa c'è? Nella vita. In generale nella vita. Penso Communication Blackline dei Zeppelin. Io Fame di Bowie.